Ciao amici sportivi, ben ritrovati qua sul secondo canale, ben ritrovati in un nuovo video sul secondo canale, visto che ultimamente ne sto facendo ovviamente pochi, visto il periodo estivo, il mercato un po' altalenante del parmacalcio, però... Oggi c'è qualcosa di cui parlare perché effettivamente c'è sia un'entrata che un'uscita eh, per il Parma Calcio, tutte e due al centrocampo e secondo me eh, ne usciamo ovviamente indeboliti da questa, eh, questo scambio tra entrata e uscita, ma non potevamo fare altrimenti. Sto parlando appunto della cessione di Cusca e dell'arrivo di Schiattarella, due ruoli in realtà diversissimi, due giocatori molto diversi dalla stessa età. Con caratteristiche però completamente diverse, Kuchka va via e questo è qualcosa di mm, che non ho apprezzato. Ecco, devo ammetterlo. Il suo addio non l'ho apprezzato, però lo capisco e infatti non, non lo critico perché ho sempre detto. Se il giocatore ha voglia di andare via ed è un giocatore come Kuchka che ha sempre dato il 110% per la maglia, è sempre stato un guerriero, l'anno scorso è stato uno dei migliori, io non avrò nulla da ridire. Anzi, se vogliono andare via va benissimo, va benissimo così. Tra l'altro va via in prestito al Watford, eh, poi andrà in scadenza l'anno prossimo, quindi si vedrà eventualmente che cosa accadrà, però... Secondo me è stato giusto comunque mandarlo via se erano questi i patti. La cosa che un po' più mi brucia è il fatto che effettivamente dalla retrocessione, ragazzi, abbiamo perso veramente tanti, 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 tanti soldi perché non riusciamo a vendere giocatori ricavandone una certa cifra. Abbiamo regalato Gervinio, abbiamo regalato Kuczka, abbiamo ehm, svenduto praticamente Arnani a 5 milioni. Eh, ci sono un sacco di giocatori che stiamo veramente cercando di darli via, quasi regalati, e questo vuol dire che abbiamo veramente perso tanti tanti soldi, purtroppo eh, con questa retrocessione, però siamo praticamente obbligati a farlo, altrimenti avremo sul gruppone degli ingaggi veramente importantissimi. Non possiamo assolutamente permettercela, questa cosa. È arrivato al posto di Cusca, Schiattarella ora. Non credo che sia proprio a posto di Cusca, credo che Schiattarella sarebbe arrivato comunque a prescindere, un giocatore che in realtà il Parma seguiva già da un paio d'anni è un giocatore di categoria, di serie B, un regista che comunque col Benevento ha fatto benissimo, ha fatto molto bene anche con lo SPAL, è un giocatore molto bravo, ha 34 anni, gli fanno un, un contratto biennale, che in realtà sappiamo che cosa vuol dire, vuol dire che se saliamo subito in Serie A magari verrà ceduto ancora l'anno prossimo. Se invece eh, dovesse, eh, dovessimo non salire subito in Serie A, potremmo tenercelo per un altro anno. È comunque un giocatore che conosce la categoria, questa è una cosa importantissima. Ed è un giocatore che effettivamente ci serviva un, uno come lui che sa perfettamente che cosa vuol dire giocare in orizzontale e in velocità. Ha giocato comunque con eh, Semplici che è un grandissimo allenatore che. Ha sempre avuto il pallino del gioco. Con i piedi e quindi con la manovra veloce, eccetera. Quindi, secondo me eh, potrebbe essere il centrocampista che fa al caso di Maresca. Molto probabilmente l'ha chiesto proprio lui. Vedremo che cosa accadrà. Comunque sono contento dell'acquisto, anche perché eh, non avrò mai da ridire nulla nei confronti di giocatori di categoria, anche perché ne abbiamo bisogno di giocatori di categoria. Secondo me dovremmo fare qualcosa anche in difesa, prendere almeno un terzino in difensore centrale di esperienza. E poi assolutamente dobbiamo prendere qualcuno in attacco. Ci serve un esterno d'attacco bravo, ma soprattutto. Una punta perché sono convinto che Cornelius è inglese, uno dei due, probabilmente più Cornelius non resteranno. Alla corte di Maresca, anche se comunque Cornelius è tornato ad allenarsi a pieno ritmo, così come inglese. Però vedremo che cosa accadrà, nel caso comunque seguiremo eventualmente queste voci di mercato. Cosa ne pensate voi invece della cessione di Kuzka, dell'arrivo di Schiattarella? Io sono sincero: un altro incontrista, adesso a centrocampo lo prenderei, perché comunque abbiamo perso dei giocatori importanti. Abbiamo perso Kurtice, con l'altro nome che abbiamo regalato praticamente al Panathinaikos. Abbiamo perso Hernani, abbiamo perso Kuzka. E adesso a centrocampo abbiamo soltanto Stanko Juric, Schiattarella, Brugman e Camarà e chi altro è rimasto? Som. Ci sono rimasti veramente pochissimi nomi e nessuno ha le caratteristiche di Kuzka, Quindi io cercherei, magari anche tra i giocatori di categoria, un giocatore come lui o comunque eventualmente un altro. 33 anni, 34 anni di grande esperienza anche in Serie A che però voglia venire a, in Serie B eventualmente per giocare con Vasquez e Buffon. Anche perché effettivamente ne avremmo bisogno di leader, visto che l'anno scorso abbiamo preso tanti tanti giovani che però abbiamo visto che non avevano l'esperienza necessaria per poter risolvere certe situazioni. Capisco alcune critiche eh, perché ho, ho letto alcuni commenti alcuni messaggi di persone che dicono figa a Parma o prendiamo giovani sconosciuti o vecchi ormai alla fine del, del, dei loro giorni come possiamo vedere appunto Buffone e Vasquez hanno praticamente terminato la propria carriera sono venuti a Parma per divertirsi e così come anche Schiattarella eccetera non sono tanto d'accordo anche perché bisogna prendere dei giocatori d'esperienza e io però cercherei adesso in questo momento di prendere dei ventottenni, trentenni di categoria, magari anche in prestito, ma c'è bisogno di giocatori di categoria come ad esempio Coda per l'attacco. Eh, o, o lo stesso Tutino servirebbe tantissimo anche se lui è molto più giovane. E un difensore centrale di categoria serve tanto perché ho visto delle difficoltà incredibili contro il Sassuolo e io andrei anche a prendere un terzino destro. Eh. Poi ditemi voi che ne pensate. Siamo qua. Bella area di discussione e parliamone. Un saluto, ciao da Papyrus e sempre Forza Parma. Grazie Cuco, grazie di tutto.